Buongiorno a tutti, consueto appuntamento della domenica con gli episodi principali degli anticipi che si sono svolti in sabato. Si torna alla programmazione più o meno normale con anticipi del sabato, anticipi della domenica. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina nel caso in cui vogliate essere avvertiti di nuovi contenuti. Un like a voi non costa nulla, per me è molto importante per proseguire questo progettino. Iniziamo dalle partite del pomeriggio. Non c'è tantissimo da segnalare, anzi, in realtà vi posso dire che non avrei sgradito di dover semplicemente annunciare sui social che non avrei creato questo video sperando in una prestazione di Maresca senza intoppi e senza particolari episodi. Invece Milan-Torino c'è qualcosa da dire, anzi c'è parecchio da dire. Iniziamo comunque dal pomeriggio. Per quanto riguarda Benevento-Atalanta, io vorrei iniziare per una volta anche dicendo che Manganiello si sta confermando su eccellenti livelli. Già la settimana scorsa, in 2 settimane, no, la settimana scorsa, perché si è giocato 7 giorni fa, aveva offerto una ottima prestazione, lo ricorderete, ve l'avevo detto chiaramente, un'ottima prestazione in Cagliari-Napoli, e Rizzoli lo ha voluto, tra virgolette, premiare, ma in realtà se l'è guadagnato sul campo, una seconda designazione consecutiva in Serie A per una partita ancora di prima fascia, perché il Benevento, come abbiamo detto, sicuramente è la sorpresa del campionato fino a questo momento, l'Atalanta probabilmente giocherà per gli stessi obiettivi dell'anno scorso. Quali? Lo scopriremo solo vivendo, però non escludo che l'Atalanta possa giocarsi lo scudetto quest'anno, forse anche con più convinzione rispetto allo scorso anno. Vedremo. La sensazione che ha offerto è stata veramente molto positiva. Ieri la prestazione è stata un po' meno positiva rispetto a quella di Cagliari-Napoli, ma comunque su livelli decisamente di grande qualità. Bene, sono molto contento per Manganiello perché negli anni scorsi, come ho ripetuto più volte, aveva lasciato intravedere delle qualità che stanno venendo fuori soprattutto grazie alla riunificazione della CAN, la possibilità di ricominciare, di riprendere quel percorso di maturazione che era stato un po' bruscamente interrotto dalla promozione in Serie A. Sembra paradossale, ma in realtà per chi è dentro negli ambienti, per chi è dentro nelle strutture dell'AIA sa che la divisione della CAN è stata una stortura senza precedenti, che infatti hanno dovuto tornare indietro. La medesima dirigenza che aveva deciso di dividere le CAN è dovuta tornare indietro ammettendo implicitamente l'errore, e i risultati si stanno vedendo. Oltre a Manganiello, ricordo le buone crescite di arbitri come Pairetto, che negli anni scorsi sono stati oggetto di tantissime critiche, forse anche giustamente, ma che quest'anno stanno offrendo delle prestazioni decisamente superiori alla media degli anni passati. Un solo episodio da sottolineare nella partita di Benevento, che è dallo stesso tempo una perla di Manganiello, ma anche un errore. Mi riferisco alla rete del pareggio momentaneo del Benevento al 49esimo del secondo al quarto minuto del secondo tempo, al 49esimo della partita. A centrocampo e sui da tre quarti più o meno Manganiello è in perfetto controllo dell'azione e concede un vantaggio su un fallo imprudente, sicuramente imprudente, di Romero su Dabo. Imprudente perché interviene molto in ritardo, il pallone è già partito da parecchio, nessuna possibilità di giocare il pallone, sicuramente un intervento imprudente. Fortunato in questa circostanza, ma anche molto bravo, e Manganiello a intuire che un vantaggio avrebbe potuto concretizzarsi con buoni risultati per il Benevento. Infatti, sulla proseguo dell'azione, il Benevento pareggerà. Ho evidenziato la parte in alto, che è lo spazio che l'esterno sinistro del Benevento aveva a disposizione dopo il passaggio di Dabo. Perciò un vantaggio molto evidente che avrebbe potuto creare, come ha creato, un'azione potenzialmente pericolosa, talmente potenzialmente pericolosa che si è arrivati al pareggio del Benevento. Ho detto che oltre a essere una perla è anche un errore. Anticipiamo un piccolo passaggio che rivedremo più volte questa sera, cioè il concetto di norma del vantaggio. Già il concetto in sé, la norma del vantaggio, che non è una regola, significa che il vantaggio può essere
concesso, ma non deve essere concesso in tutte le circostanze. E perciò in questo caso è che giusto, è corretto concedere la munizione perché c'è stata la possibilità di un'azione potenzialmente pericolosa. Però la infrazione commessa da Romero avrebbe potuto essere depenalizzata in un semplice richiamo nel caso in cui si fosse trattato di una SPA, cioè di una trattenuta, oppure di un tocco di mano, uno di quei falli che vengono definiti volgarmente nel gergo giornalistico come falli tattici, che poi però non creano possibilità, pericolo per l'integrità fisica dell'avversario. In questo caso invece si tratta di fallo imprudente. In questo caso perciò, nonostante la concessione del vantaggio, Manganiello avrebbe dovuto comunque ammonire Romero per imprudenza. Questo è un errore, oggettivamente. Probabilmente l'unico errore di rilievo commesso da Manganiello nella partita, al di là di qualche infrazione non rilevata o qualche fallo invertito. Niente di particolare. Nel complesso la prestazione è stata molto positiva. È giusto comunque sottolineare anche un piccolo errore. Manca una munizione, evidente su Romero. Passiamo a Genoa-Bologna, una partita solidissima di doveri, una partita arbitrata con la massima tranquillità, soltanto un errore, anche in questo caso. L'avete visto, l'ho anticipato perché avete visto che la norma del vantaggio, la parte che ci interessa, è su un'altra situazione specifica ed è questo episodio. Su una ripartenza del Bologna, doveri è molto lontano, si trova a circa 20 metri di distanza. Scusate, Radovanovic commette un fallo molto evidente su Palacio, anche in questo caso si tratta di un fallo imprudente perché Palacio si era già liberato del pallone e Radovanovic è entrato sull'uomo creando non un grande pericolo, ma comunque un pericolo per l'integrità del giocatore. In questo caso Doveri ha lasciato correre e approfitto di questo episodio perché anch'io sbaglio. Settimana scorsa mi sono sbagliato, anzi giovedì mi sono sbagliato in occasione della concessione del vantaggio su Betancourt per il fallo su Castillejo. Avevo detto che era giusto lasciar proseguire e che a fine dell'azione l'arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco per procedere alla seconda ammonizione, perciò l'espulsione di Betancourt. È un errore perché nel regolamento il regolamento dice altro. Il regolamento ci dice che il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un fallo grave di gioco, non è questo il caso, una condotta violenta, non è questo il caso, oppure per un'infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete. Ora, considerando che siamo a, scusate, non è questo, siamo a circa 45 metri dalla porta del Genoa e che c'è un difensore che comunque aveva la possibilità di intercettare il pallone, in questo caso non siamo di fronte a una chiara occasione da rete, tanto è vero che poi l'azione è sfumata. Lo stesso vale per quello che è successo in Milan-Juventus mercoledì. Errore mio, me ne scuso, il gioco avrebbe dovuto essere interrotto dato che si trattava di un fallo imprudente commesso da Bittencourt su Castillejo. Non poteva essere concesso il vantaggio, il gioco doveva essere interrotto immediatamente. Betancourt ammonito per la seconda volta e il gioco riprende con un calcio di punizione diretto, esattamente come in questa circostanza. Probabilmente Doveri, se fosse anche perso il fallo perché era molto lontano e da quella distanza può capitare di perdersi un fallo di questo genere. Passiamo alla partita che ha lasciato più scorie, tra virgolette. In realtà ci sono degli episodi particolari, Maresca a me non è piaciuto ieri sera. Il primo tempo tutto sommato benino, c'è un episodio sul quale ci soffermeremo, c'è un episodio successivo al calcio di rigore concesso nel quale probabilmente è stato un po' precipitoso, ma per il resto nel primo tempo Maresca se l'è cavata. Nel secondo tempo non mi è piaciuto per niente, nel secondo tempo l'ho visto anche un po' pigro atleticamente, fisicamente mi pare in condizione, però l'ho visto un po' fermo, un po' impreciso sul suo aspetto tecnico e non mi è piaciuto un aspetto in particolare. Bene, va bene il colloquio, la cordialità con i giocatori, ma non bisogna eccedere. Va bene spiegare quello che è successo, va bene dare delle spiegazioni al capitano, ma non bisogna eccedere, non bisogna appoggiare una mano a Rincon mentre lo si ammonisce.
perché comunque in campo ognuno ha il suo ruolo, il giocatore deve giocare, l'arbitro deve arbitrare. Non può appoggiare una mano su Rincon mentre lo ammonisce, quasi chiedendo scusa per l'ammonizione, perché l'ammonizione, che tra l'altro bene in questo caso, perché è stato ammonito Rincon in occasione di un'azione per il Milan sul quale è stato concesso vantaggio, e grazie al quale vantaggio il Milan ha potuto segnare la prima rete con Leao, ma in ogni caso non può chiedere scusa. Sembra quasi che si stia scusando con Rincon per l'ammonizione. Ha semplicemente applicato il regolamento. Perciò bene la cordialità, bene il dialogo, ma non eccediamo. Anche questo vale soprattutto nelle categorie inferiori. Va bene spiegare, ma attenzione a prendersi troppa confidenza con i giocatori, perché poi i giocatori ne approfittano ed è esattamente quello che è successo ieri sera. Abbiamo visto in tutte le circostanze un giocatore del Milan o del Torino sempre vicino all'arbitro a protestare, e questo non va bene, perché una protesta ogni tanto si può anche tollerare, ma avere vicino un giocatore in ogni circostanza significa perdere di autorevolezza. Andiamo a vedere gli episodi. Il primo episodio al 31esimo minuto. Brahim Diaz viene atterrato in area di rigore da Belotti. Questa prima immagine non ci dice nulla sull'episodio in sé, ma si dice subito che la posizione di Maresca era molto, molto scomoda. Tanto è vero che lo vediamo piegato verso destra per cercare di trovare uno spiraglio per vedere l'episodio. Episodio che comunque non può vedere perché è molto, molto lontano ed è coperto, almeno parzialmente, da un giocatore del Torino, numero 7, che sinceramente non so chi sia. Cosa succede? La Maresca in questo caso lascia correre e viene poi richiamato dal VAR guida. Per quale motivo non ha fischiato il calcio di rigore? Questa è la mia ricostruzione, chiaramente, prendetela col beneficio di inventario, ma guardando, osservando la dinamica di quanto è successo, la mia sensazione è che Maresca abbia visto il pallone controllato nel primo tempo da Brahim Diaz fermarsi sul posto. E probabilmente ha pensato che in questo momento è stato Belotti a interrompere la corsa del pallone e che perciò il contatto in sé doveva essere ritenuto come una normale dinamica di gioco. In realtà è stato Brahim Diaz che col piede sinistro ha bloccato il pallone sul posto, mentre invece Belotti il pallone non lo ha mai toccato. E lo vediamo da questa immagine, ma soprattutto da questa. Vedendo il video si capisce che Belotti non è mai riuscito a intervenire sul pallone, ma ha colpito decisamente Brahim Diaz nel classico episodio di un attaccante che si trova a difendere nella propria area di rigore, non essendo abituato, e capita che ci siano dei contrasti non controllati. Era successo più o meno lo stesso a Benevento con Brahim Diaz, che è un attaccante, che nell'area di rigore aveva atterrato Caprari. Qual è la differenza? La differenza fondamentale è che nel caso di Benevento, l'arbitro Pasqua l'episodio lo aveva visto. In questo caso, invece, come avete notato guardando le immagini, dopo l'episodio il gioco è stato fermato e Maresca è stato inquadrato mentre parlava con Guida. Il VAR Guida probabilmente, e anche questa è una mia ricostruzione, gli ha chiesto che cosa abbia visto. E Maresca gli ha raccontato quello che ha intuito più che vedere, cioè il fatto che Belotti abbia toccato il pallone e lo abbia bloccato e che poi il contatto con Brahim Diaz sia stato dovuto alla normale dinamica di gioco. Una volta che Guida si è accertato che Belotti il pallone non l'ha mai toccato, in questo caso siamo di fronte a qualcosa che non è mai avvenuto, cioè Belotti che ha toccato il pallone. E non avendo mai toccato il pallone, non può Maresca aver giudicato quell'intervento come regolare. Per tale motivo è corretto in questo caso che il VAR sia intervenuto, perché si tratta di un serious missed incident, di un chiaro ed evidente errore che Maresca non ha potuto valutare. Quello che non va bene è questo. Abbiamo visto Maresca che si è fermato davanti al monitor a rivedere le immagini per oltre un minuto. Ora, una volta che un VAR, dopo una conversazione precedente, richiama l'arbitro alla un field review, è chiaro che quello che deve vedere Maresca è se quel contatto di Belotti su Brahim Diaz sia da considerare regolare.
Una volta che ci si accerta che il pallone Belotti non l'ha neanche toccato, non l'ha fermato, e perciò ovviamente fermare in questa circostanza, fermare il pallone e poi un contatto successivo, chiaramente sarebbe stato dirimente per assolvere l'intervento di Belotti. Ma non essendoci stato un tocco del pallone di Belotti sul pallone, è chiaro che Maresca doveva soltanto valutare se c'è stato un contatto irregolare. E vedendo le immagini è abbastanza difficile ipotizzare che questo non debba essere considerato un calcio di rigore. Ora, quello che non va bene è che Maresca, rimanendo tutto questo tempo davanti al VAR, ha ottenuto due risultati negativi. Il primo risultato negativo è che ha messo pesantemente in dubbio l'intervento del VAR e perciò Guida rischiava di perdere credibilità, anche se si trovava in un container nel parcheggio di San Siro. Il secondo motivo di negatività è che, passando tutto questo tempo davanti al VAR, rientrando in campo, qualunque decisione avesse assunto non sarebbe stata credibile, perché se avesse assegnato il calcio di rigore come l'ha assegnato, le proteste sarebbero continuate come sono continuate. Se invece non avesse assegnato il calcio di rigore, ci sarebbero state le proteste del Milan. In questi casi, davanti al VAR, è giusto prendersi il tempo necessario per vedere tutto, ma stare oltre un minuto davanti al monitor per vedere un episodio che tutto sommato è abbastanza chiaro, una volta che si è richiamati dal VAR, non ha alcun senso e anzi ha delle conseguenze molto negative. Passiamo al 41esimo minuto. C'è un fallo, in questo caso Maresca era abbastanza lontano oggettivamente, c'è un fallo di Romagnoli su Verdi. Un fallo che c'è, Maresca fischia immediatamente e in questo caso pecca un po' di, non dico superficialità, ma di, è stato un po' troppo, è stato, come possiamo definirlo, precipitoso. È stato precipitoso perché avrebbe potuto aspettare qualche decimo di secondo, si sarebbe accorto che Bremer era riuscito a impossessarsi del pallone e avrebbe potuto calciare in porta senza la distrazione, tra virgolette, del fischio. Ha sbagliato ed è stato fortunato Maresca, ma il problema si pone ugualmente. Se Bremer avesse segnato, in questo caso ci sarebbe stata una cattiva interpretazione del gioco, della dinamica, una cattiva interpretazione di quello che avrebbe potuto succedere, e se il Torino avesse segnato avrebbe privato il Torino di una rete realizzata con un vantaggio da applausi per un fallo fischiato in modo precipitoso. Ogni tanto ci sta anche un po' di fortuna. Passiamo al secondo tempo. È l'episodio principale, il ricalcio di rigore che viene revocato per il fallo, presunto tale, di Tonali su Verdi. Anche in questo caso, devo dire che in questa circostanza non è una colpa di Maresca, ma un po' di sfortuna, davanti a sé ha Kier e, come vedete, si deve spostare molto sulla sua destra per cercare un punto di contatto. Questo è un errore grave? Assolutamente no, questo non è un errore grave perché la dinamica di campo, questo è sempre calcio di rigore. Perciò, se non ci fosse stato il VAR, sarebbe stato assegnato un rigore che non c'è, ma in ogni caso, se fosse stato assegnato questo calcio di rigore in eccellenza, non bisogna fare una colpa all'arbitro. Dalla dinamica è facile essere ingannati, tanto è vero che non lo nascondo. Vedendo le immagini ero convinto che il calcio di rigore fosse netto. Poi dopo abbiamo il VAR, fortunatamente, che ci restituisce delle immagini differenti. Come vediamo, questa immagine è abbastanza lontano, però già ci fa capire qual è la dinamica. In questo caso vediamo che Verdi calcia il polpaccio di Tonali. Il fatto che Tonali si sia fatto male, in bocca al lupo a lui, sperando che non sia nulla di grave, non deve essere un elemento di valutazione del contatto. Può capitare che un giocatore, commettendo un'infrazione, si possa anche fare male, ma questa è l'immagine che chiarisce tutto. Perché può capitare in queste circostanze che il giocatore, il difendente, senza la possibilità di prendere il pallone, allarghi la gamba per evitare che il giocatore calci. In quel caso, se Tonali avesse allargato la gamba sinistra verso l'avversario per impedire allo stesso di colpire il pallone, il calcio di rigore sarebbe rimasto, il VAR non sarebbe intervenuto. Mentre in questo caso si tratta semplicemente di un
calcio, perché di questo si tratta, di verdi atonali, che non ha minimamente modificato la sua corsa. Come vediamo, il piede sinistro, la gamba sinistra è assolutamente in linea col corpo. Ciò significa che non ha tentato di occupare lo spazio di tiro di Verdi, cioè non si è posto sulla linea immaginaria tra il piede e il pallone per evitare che lo stesso potesse essere calciato. Semplicemente ha tirato dritto sulla sua riga, ha tirato dritto verso il pallone, cercando di intercettare lo stesso, cercando di raggiungerlo, ed è stato colpito con un calcio. In questo caso il VAR non solo può intervenire, ma deve intervenire. Come dinamica, per quanto sia un pochino differente, assomiglia molto a quello che è accaduto in Milan-Roma. Vi ricorderete, Bennacer che anticipa Pedro che finisce addosso a Bennacer. In questo caso Giacomelli fischiò il calcio di rigore ed è stato fermo per 2 settimane, per poi ricominciare in Serie B per 2 partite, e ha rivisto la Serie A 1 mese e mezzo dopo. Rizzoli in questa circostanza disse chiaramente che il VAR doveva intervenire, e per quanto la dinamica sia piuttosto diversa, concettualmente sono 2 episodi che possono essere visti e messi in parallelo. Giusto pertanto il ricorso all'on field review. Bene Guida in questa sera è intervenuto 2 volte, la prima molto difficoltoso intervenire, non lo nascondo, la seconda più facile, ma in ogni caso Guida doveva intervenire 2 volte, è intervenuto 2 volte, e giustamente per ben 2 volte è stato assegnato un calcio di rigore che era stato perso, ed è stato revocato un calcio di rigore che non era da assegnare. L'ultimo episodio, al 78esimo minuto, e questo è un episodio un po' particolare. Viene ammonito Leao per una simulazione a centrocampo, e si dice che non si vede mai una simulazione a centrocampo. Al di là del fatto che non è vero, perché ci sono tanti episodi nel passato, in ogni caso questo è un errore. Questo è un errore di valutazione di Maresca. Come vediamo, Maresca era anche in buona posizione, Murro è intervenuto molto molto in ritardo su Leao, non lo ha toccato, su questo dobbiamo essere precisi, non lo ha toccato, ma è anche vero che se Leao non avesse saltato, la gamba sarebbe stata colpita dalla gamba sinistra di Murro. Dobbiamo ricordarci un concetto, ve lo ricorderete se avete in mente l'espulsione di Meret in Napoli-Juventus di un paio d'anni fa. Un episodio nel quale Meret non toccò Ronaldo, ma venne assegnato calcio e punizione diretto ed espulso Meret per chiara occasione da rete. Decisione che in quel caso era corretta, perché un giocatore, per avere un fallo a favore, non deve farsi staccare una gamba, non deve rischiare di farsi male. Se salta e in questa maniera evita un contatto che ci sarebbe stato da parte di un avversario, in ogni caso deve essere punita l'infrazione. Perché sappiamo che nel regolamento c'è scritto che un'infrazione è fischiata al difendente nel caso che colpisca o tenti di colpire un avversario. In questo caso non c'è volontarietà, ovviamente, semplicemente un fallo probabilmente anche imprudente. Ma in ogni caso, se avesse fischiato semplicemente fallo a favore del Milan, non si sarebbe lamentato nessuno. Sicuramente è sbagliato ammonire Leao, questo tutto è tranne che una simulazione, anche se non c'è contatto. Bisogna valutare la dinamica dell'azione. Se Leao non avesse saltato, sarebbe stato colpito da Murru, e se un giocatore può evitare un colpo, perché deve prenderlo? Iscrivetevi al canale. Campanellina nel caso in cui vogliate essere avvertiti di nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla, per me è molto importante per continuare questo progettino, tra virgolette. Ci vediamo domani. A voi una buona domenica e buon divertimento con il campionato.